Raro festival, quindi caro? Sì, ma non nei costi, come già spiegato, ma caro affettivamente a tutti i cittadini di Arezzo. Un fiore all'occhiello per essere orgogliosi che tutti ci invidieranno. Una città senza cultura non ha futuro. Ad aprire la conferenza stampa convocata per la chiusura del Raro Festival, una lettera del maestro Donato Renzetti, ideatore dell'evento di lirica dell'estate aretina. Ad accendere il dibattito nei giorni scorsi era stato infatti il costo del festival, circa 660.000 euro per i 10 giorni di eventi. Si tratta di circa un terzo dell'intero bilancio annuale della fondazione che si occupa di cultura nel comune aretino. Costi che io ho detto, se riferiti a quello che è stato prodotto, sono assolutamente bassi. Un festival che dura 10 giorni e che produce 4 opere, che produce un concerto inaugurale come quello che è stato fatto a San Francesco, che produce spettacoli rock, Omar Pedrini, spettacoli di musica leggera, Maurizio Fabrizio, e spettacoli di alto virtuosismo, Anatomia di un trio, costa da 3 a 4 volte tanto. Chi poi dice che quei denari si sarebbero potuti spendere per incentivare azioni di tipo, non lo so, sostegno economico a chi oggi soffre purtroppo per la crisi economica, rispondo dicendo che da che mondo è mondo, quando un popolo ha fame non gli devi dare un pesce ma gli devi insegnare a pescare. E questo significa che abbiamo messo in piedi un'operazione attraverso la quale la cultura musicale diventa attrattore per un panorama più ampio di persone e che attraverso l'income turistico produce ricchezza. Inviterei quelle persone che oggi sono così critiche nei nostri confronti, nei confronti della Fondazione, a portarci delle idee. La porta di questa Fondazione, se avete fatto caso, è sempre aperta e nessuno degli ospiti che frequenta queste stanze è mai tornato indietro, come dire, respinto per, come dire, o per antipatia o per presa di posizione precisa. Le critiche erano arrivate anche dai banchi della maggioranza, in questo caso non solo sui costi, bensì sulla scelta dell'investimento in eventi di nicchia. Si fa una confusione evidente tra intrattenimento e cultura. Gli spettacoli di musica leggera, da quello di Pupo a quello che viene proposto dal consigliere Rossi, concerti di Bruce Springsteen o non so altro di chi, attengono all'intrattenimento che ci deve essere, ma non può essere confuso con la cultura musicale. La cultura musicale è altro. Ben chiare le idee del primo cittadino sul futuro del Raro Festival. Se saremo in grado di proporre nuovamente questo format e quindi di dargli continuità nel tempo, rimane ad Arezzo. È, diciamo, il maestro Renzetti che se lo ha inventato, quindi se noi non dessimo sponda a questa sua disponibilità potrebbe andare da altre parti, ma sarebbe veramente aver buttato via 666.000 euro.